formazione di casa questo secondo tempo. Il rinvio di Castellano, grande protagonista nella prima frazione. E Dio poi buono il pallone per Finocchiaro! Matteo! Finocchiaro! Strepitato del controllo e poi a battere violentemente il portiere avversario, proprio lui, uno dei più piccoli, che però fa sentire di essere grande in campo. Stella nascente 1, Giovanni De Masca, Giovanni De Milazzo 0, ed è proprio lui, uno dei grandi protagonisti dei giovanissimi, a portare in vantaggio la formazione di casa al primo minuto di gioco. Matteo Finocchiaro, tutta la rabbia di Matteo in questo tiro che non ha lasciato scampo a Castellano, che si era tuffato addosso all'avversario in disperata uscita, ma nulla ha potuto. 1-0 e adesso occorrono due reti al Milazzo. Finocchiaro, ancora Matteo, c'è fallo su di lui, calcio di punizione. È partita di grande generosità da parte del numero 11 della Stella nascente. Buona la palla per Raciti, che mette in mezzo, pallone pericoloso, smanacciato da Castellano. Poi De Mariano, defraudato del pallone, poi il gran cross e il gol della Stella nascente, ancora Finocchiaro protagonista, poi Raciti, grandissima Stella nascente, ma il pallone di Finocchiaro è stata una perla per l'incornata di Raciti. 2-0. Al quarto minuto, ecco lì Raciti che si abbraccia con il suo gemello del gol. Finocchiaro che gli ha regalato un pallone strepitoso. 2-0 al quarto minuto. E adesso si fa no dura, molto di più per la giovanile Milazzo, che si è fatta sorprendere. Finocchiaro recupera il pallone, poi lo perde e poi lo va a riconquistare, lo protegge ancora Matteo, buono per Vincenzo Patti, poi Colotti che serve Raciti, posizione più che regolare, ancora Raciti che entra in aria, mette in mezzo. Ma Ficarra si è spostato a destra, quindi a sinistra è andato il nuovo entrato Sorbello. Per Raciti che allunga per Finocchiaro, pallone difficile, vediamo se Finocchiaro riesce a tenerlo. Sì, va via Finocchiaro, lo protegge ancora Finocchiaro, grande giocata del numero 11, palla in verticale per di Dio con la punta e poi miracolo di Castellano, spettacolare la giocata di Matteo Finocchiaro, una furia scatenata, ancora un pallone in mezzo di Dio Finocchiaro. Contro questa Stella nascente oggi c'era veramente poco da fare, non c'era probabilmente questo fallo laterale, il pallone era sulla linea, aveva trovato una gran giocata Raciti, l'arbitro comunque nel dubbio era coperto, ha preferito fischiare. Colotti, dribbling aereo, poi Finocchiaro che tende a tiro a centrocampo, e questa è una grande giocata da parte del numero 11 che ha provato il super gol, non era male l'idea, queste sono quelle giocate dei fuoriclasse.